Il disegno di una sanità di prossimità territoriale che contribuisca alla deospedalizzazione del Santo Spirito di Pescara si completa con il potenziamento del CERS di Via Rio Sparto. Nuovi ambulatori e studi medici saranno infatti attivati nel centro di erogazione servizi che l'ASL di Pescara ha presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa insieme all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Presentiamo un potenziamento di questi servizi, ossia attività variegate, diciamo ulteriore, servizi legati alla medicina, ossia servizi come l'oculistica, servizi come la possibilità di usufruire di prestazioni legate al discorso della nascita con integrazione ospedale-territorio, servizi di potenziamento per quanto riguarda in modo particolare anche la fisiatria, ossia un'implementazione che va a definire quelle che sono le attività di prossimità del nostro territorio. Questo è un servizio che è collocato proprio in una realtà importante della nostra città, dove c'è una possibilità anche di poter arrivare attraverso una viabilità maggiore, ma soprattutto risponde a un'utenza più estesa. Non è solo uno spostamento dei servizi da via Rieti, ma proprio un ampliamento di quelle che saranno tutte le attività che verranno erogate presso questa nuova sede, una sede accogliente, una sede importante dove ci sarà la possibilità per ogni utente, in base alle proprie patologie, di ricevere risposte di prossimità. Alcune branche specialistiche saranno trasferite dal distretto sanitario di Via Rieti a quello di Via Rio Sparto, mentre altre saranno attivate ex novo nel centro di erogazione servizi di San Donato nei prossimi mesi, completando un percorso che, come dice Vincenzo Ciamponi, direttore generale della ASL di Pescara, è soltanto un anticipo di quello che poi saranno le case dell'ospedale di comunità. Vi farò vedere quello che col presidente e con l'assessore abbiamo fatto per il territorio, per deospedalizzare e quindi per fare in modo che il territorio assista prima che si venga in ospedale. Rita Mazzocca, direttrice dell'unità operativa complessa dell'area distrettuale di Pescara, precisa gli orari di apertura del CERS di Via Rio Sparto. Dalle 8 la mattina, anzi alle 7 e mezza per quanto riguarda il centro prelievi, poi dalle 8 iniziano le attività ambulatoriali fino alla sera, la chiusura delle attività ambulatoriali alle 7, quindi alle 8 poi c'è la chiusura, insomma, di tutta la struttura, 6 giorni su 7.